Carissimi web spettatori, carissime web spettatrici, buongiorno. Oggi vi sto trasmettendo in diretta da casa, perché spero di essere in diretta, perché sto usando una cosa diversa da quella che uso di solito, cioè sto usando il computer di casa anziché il telefonino. E a questo punto ho qualche dubbio di essere in diretta. Sì, sono in diretta. Bene, allora, come stavo dicendo, oggi vi trasmetto da casa, perché oggi sono in vacanza, perché qui è Sant'Ambrogio, o nell'area milanese, e essendo il mio ufficio nell'area di Milano, ovviamente beneficia di questa festa, e quindi sono a casa. Siccome stanotte, sono andato a letto praticamente molto tardi, diciamo era mattina presto, erano quasi le 4, ho dormito un pochino, e questo è il motivo per cui mi scappa la diretta di oggi, va in onda così tardi, praticamente all'1. Riduciamo un po' il microfono. Ecco qua, così credo che vada meglio. Oggi, fra l'altro, è una ricorrenza importante per me, e soprattutto per mi scappa la diretta. Infatti, mi scappa la diretta, la prima puntata è andata in onda il 7 di novembre, quindi oggi è il complemese di mi scappa la diretta, il primo mese per questa follia mattutina, per queste esternazioni mattutine. Non ho neanche fatto bene i capelli stamattina, vabbè, vi chiedo scusa. Allora, di che cosa dovremmo parlare oggi? Ma io credo che la cosa più importante, ci sono due cose molto importanti. Una sul piano della democrazia presente e futura, e una sul piano della democrazia passata e presente. Andiamo in ordine di tempo, quindi parliamo prima di quella passata e presente. Allora, io sono veramente ancora esterrefatto per quello che è successo, o per quello che è stato deciso dalla Consulta, dalla Corte Costituzionale, in merito alla distruzione delle telefonate, delle registrazioni delle telefonate fra Mancino e Napolitano. So che ieri si è parlato di questo anche sulla 7, io purtroppo ero qui nella sala che è diventata ormai lo studio della TV 5 Stelle, dove non ho la possibilità di guardare la televisione perché sto usando la televisione come monitor temporaneo per il computer, e quindi insomma avevo solo la possibilità di vederlo in streaming. Per qualche problema tecnico che non ho capito, non sono riuscito a guardare la 7 in streaming da qui. Sarei dovuto spostarmi in cucina, ma alla fine ho evitato, quindi non ho visto quello che è successo. So che c'è stato addirittura anche Ingroia ospite. Comunque, quello che conta è che abbiamo visto che la Consulta ha preso questa decisione di non permettere l'ascolto e l'utilizzo delle registrazioni di quelle telefonate, e addirittura ha disposto la loro distruzione. Questa, secondo me, è una cosa della massima gravità, dimostra che in questo Stato non siamo in uno Stato democratico, perché un cittadino che è sotto processo per reati di mafia può permettersi di telefonare al Presidente della Repubblica perché sono amici, e questa cosa deve del tutto andare sotto silenzio, tutto deve essere distrutto, e non è possibile che i cittadini sappiano cosa si sono detti questo cittadino indagato, imputato per mafia, con un altro cittadino che temporaneamente svolge la funzione di Presidente della Repubblica. Questa per me è una cosa della massima gravità. Alcuni hanno riportato la cosa, vari blogger, ovviamente Beppe Grillo, ma anche appunto Claudio Messora, BioBlu e tanti altri. Ma secondo me però non c'è stata la giusta risonanza su questa cosa. Poi vabbè, ieri se ne è occupato anche Servizio Pubblico, e la cosa mi fa molto piacere. Niente, io ovviamente vorrei esprimere la massima solidarietà ad Antonio Ingroia e a tutto il team di magistrati delle procure siciliane, perché ovviamente sono di fronte a un attacco senza precedenti da parte delle istituzioni, che dovrebbero difendere invece la magistratura. Questa è una cosa veramente inaccettabile, indegna e della massima gravità. Io spero che veramente che succeda qualcosa per migliorare questa situazione, perché non mi sento tutelato, non mi sento sicuro, non mi sento orgoglioso di essere un cittadino italiano se in Italia succedono queste cose. Speriamo che cambi qualcosa. Ecco, e a questo punto mi ricollego con la democrazia presente e futura, perché ritengo, come cittadino del Movimento 5 Stelle, che grazie al Movimento 5 Stelle ci possa essere qualche speranza che le cose cambino leggermente in futuro. Quindi
anzi non leggermente, ma direi sostanzialmente. Quindi la cosa importante, la seconda cosa importante di cui volevo parlarvi è proprio il fatto che ieri si è finito di votare le parlamentarie, tanto bistrattate, tanto vituperate da parte di tanti pseudogiornalisti. Poi vabbè, c'è stato anche lo sberleffo, ma quello è stato molto molto carino da parte di Crozza martedì. Veramente mi sono divertito ad ascoltarlo parlare dei pinoli fotovoltaici o dell'esperto di colla proveniente dal baccalà, completamente biodegradabile. È stato veramente carino Crozza, come sempre, lui è un comico e ci fa divertire con queste cose. La cosa invece triste è che ci sono delle persone che dovrebbero fare informazione, come i giornalisti, che hanno parlato delle parlamentarie in modo molto meno serio di come abbia fatto Crozza. Crozza è un comico ed è giusto che lui faccia degli sberleffi come ha fatto. Invece gli pseudo giornalisti italiani hanno parlato di queste parlamentarie travisando completamente la realtà, instillando il dubbio che non ci fosse correttezza, non ci fosse trasparenza, non ci fosse democrazia. Invece, quando ci sono 1400 candidati in tutto il mondo, la maggior parte in Italia, più quelli nelle quattro circoscrizioni estere, che ricevono tanti tanti voti da cittadini qualunque, solo iscritti al movimento, questo per me è un atto di democrazia e fra l'altro è un evento unico al mondo, nessun partito ha mai fatto una cosa del genere. Il Movimento 5 Stelle, che non è un partito, è proprio questa la differenza, invece fa queste cose. Quindi fa una sessione di voto democratico proprio per permettere a 1400 persone, o perlomeno a molte persone di più, a decine di migliaia di persone, di scegliere fra queste 1400 quali devono essere quelle da mettere nelle liste elettorali. Quindi, quando si andrà a votare, avremo la possibilità di scegliere per chi votare. Quindi se voi andate sul blog di Beppe Grillo c'è un link che vi dà la cartina dell'Italia e poi il planisfero, quindi tutto il mondo, per poter vedere quali sono in dettaglio le 31 circoscrizioni, sono 27 circoscrizioni in Italia più altre 4 all'estero. Cliccando sul numeretto di ciascuna circoscrizione è possibile andare a vedere la classifica dei candidati, a partire dalla capolista, la persona che ha preso più voti, e a finire alla persona che ha preso meno voti. Queste persone comporranno le liste elettorali nella priorità che vedrete nelle varie pagine. Stiamo pensando anche di fare una trasmissione in diretta tra oggi e domani, proprio con l'intento di comunicare queste cose, di far parlare alcuni dei candidati, solo che è un po' difficile, sia dal punto di vista logistico, organizzare una cosa del genere, a livello mondiale praticamente, perché ci sono le 27 circoscrizioni italiane più le 4 straniere, e poi abbiamo anche qualche problema a individuare un criterio che non lasci nessuno scontento per l'individuazione dei rappresentanti da chiamare, perché ovvio non possiamo chiamare 1000 candidati, dobbiamo chiamarne magari uno per ogni circoscrizione, quindi 31 persone. E già chiamare 31 persone non è una cosa semplice, ma poi come facciamo a decidere chi chiamare? È ovvio, la prima idea che viene è chiamiamo il capolista, però questo qui dà molta visibilità a una persona che comunque ce l'ha, perché essendo il capolista è ovvio che è la persona più, appunto, che ha più visibilità da parte di tutti, e quindi magari potrebbe deprimere questo tutti gli altri. E allora cosa facciamo? Facciamo un sorteggio? Estraiamo a sorte il o la rappresentante di una certa circoscrizione da invitare in trasmissione? Ecco, questa è una delle cose che stiamo discutendo per cercare di capire come fare. E poi rimane tutto il problema tecnico, proprio l'organizzazione di un simile evento, quindi vedremo se riusciremo a farlo. Ovviamente se lo faremo ve lo comunicheremo tempestivamente. Ah, ecco, un'altra nota su queste parlamentari è molto importante, è che, come avete visto, c'è il 55% di donne nelle liste, cioè senza aver messo nessuna regola, non c'è stata una regola che imponeva di rispettare una quota rosa, giallo o blu, semplicemente la gente ha deciso di votare liberamente, e è molto bello vedere che delle 31 circoscrizioni c'è il 55% di capoliste donne. Adesso non mi ricordo il numero, mi pare 17, comunque basta andare in rete e si può controllare.
Per esempio, nella mia circoscrizione, che è Lombardia 1, la capolista è Paola Carinelli, che io ho il piacere e l'onore di conoscere personalmente da un bel po' di tempo. Fra l'altro, vi svelo un segreto: io ho dato il voto a Paola, uno dei miei 3 voti è andato a lei. Avevo già detto pubblicamente di aver votato 2 donne e un uomo. Ecco, una delle 2 donne è proprio Paola Carinelli. Quindi sono veramente estremamente felice che lei abbia avuto questo successo, perché ha avuto 600 preferenze, 600 voti, e la seconda classificata ne ha avute 200. E comunque, complimenti e in bocca al lupo anche, naturalmente, alla seconda classificata, che si chiama Giovanna di nome, adesso non ricordo il cognome, chiedo scusa. C'è appunto una donna nella seconda posizione, poi c'è anche una terza donna in terza posizione, quindi le prime 3 posizioni sono occupate da donne. Bene, quindi questo è un altro dato rilevante che a me ha fatto veramente molto piacere. Allora, io quindi vorrei fare auguri a me stesso, al Mi Scappa la Diretta e a voi che mi seguite assiduamente. Chiedo scusa, l'augurio perché, l'ho detto prima, perché oggi compiamo un mese di vita. Abbiamo cominciato con il Mi Scappa la Diretta il 7 di novembre, quindi oggi è il 7 di dicembre, il primo mese di vita di Mi Scappa la Diretta. Niente, mi scuso per aver fatto questa puntata all'1 e non alle 9:30, ma il motivo è quello che vi ho detto: oggi è un giorno di vacanza per me, perché l'ufficio dove lavoro ricade nel territorio della provincia di Milano e quindi si rispetta la festività di Sant'Ambrogio, quindi l'ufficio è chiuso. E allora ieri sono andato a letto molto tardi, mi sono alzato molto tardi stamattina. Credo di aver detto più o meno tutto quello che avevo in mente. Non ho ancora guardato i giornali, non ho ancora guardato nulla su internet, quindi non so se sono successe altre cose strabilianti, ma sicuramente i 2 argomenti che ho voluto toccare, quindi parlamentari da una parte e decisione della Consulta dall'altra, per quanto mi riguarda sono 2 argomenti della massima importanza. Spero di non aver trascurato qualche notizia veramente clara. Ah, ecco, sì, c'è un'altra cosa che vorrei dire, perché l'ho saputa, me l'ha comunicato un mio amico dalla Sicilia. I Nomos stanno organizzando, hanno già organizzato una protesta direttamente a Palermo e praticamente ho capito che dormiranno per 3 notti in delle casse da morto, proprio in modo simbolico ovviamente. Quindi sono delle persone vive e vegete, ma che hanno fatto la scelta di dormire per 3 notti nelle casse da morto proprio in Bella Vista, davanti a un palazzo della politica. Non ricordo quale, se era quello della sede della regione o qualche altra cosa. Comunque, sicuramente questo è un avvenimento che succederà in questi giorni. Anche di questo mi piacerebbe riuscire a rendervi conto, magari con una diretta speciale, ma non sappiamo se riusciamo a organizzarla, perché le forze e le energie e le persone coinvolte siamo quelle che siamo veramente pochi. Bene, allora è tutto, io vi auguro buon Sant'Ambrogio sia per chi crede nei santi, sia per chi si sta godendo un giorno di vacanza, e comunque auguro una buona giornata a tutti voi. Ci rivedremo per il Mi Scappa la Diretta di domani o di dopodomani. Nel weekend di solito una delle 2 la faccio saltare, quindi la faccio sabato o domenica, e nel caso in cui riusciremo a organizzare questa puntata speciale per farvi conoscere alcuni rappresentanti eletti con le parlamentari, eletti nel senso che sono diventati candidati ufficiali, ecco, con le parlamentarie, eventualmente vi daremo conto di ciò. Allora è veramente tutto, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao, da Salvo Mandarà è tutto.